Io sono Ilaria, bentornati in questo nuovissimo video. Sarà il primo di una lunga serie perché vi voglio mostrare tutti i libri che ho comprato, che ho letto grazie a BookTube. Allora, ovviamente continuerò a comprare o a leggere libri grazie a YouTube, perché ci sono molti booktuber che seguo che consegnano libri, ma tipo infognando le persone, cioè si sono infognati loro, adesso giustamente il loro compito è infognare anche altre persone. Quindi quando accumulerò un altro po' di libri che compro, che leggo grazie a YouTube, farò un altro video del genere. Al momento vi beccate qualche libro. Partiamo subito da un libro che ho appena comprato questa mattina, che è Le 8 montagne di Paolo Cognetti. Tra l'altro volevo ricordare che c'è il 25% di sconto su tutti gli inaudi tascabili fino al 15 marzo, quindi siete ancora in tempo per usufruire del 25% di sconto sugli inaudi tascabili. Questo libro l'ho comprato grazie alla recensione di Erika, Diary of a Bibliophile, che fece forse 2 o 3 anni fa. L'ho visto oggi, cioè non lo trovavo in giro, non so perché, non mi sono neanche tanto informata bene, forse avrei potuto comprarlo su internet o quant'altro, ordinarlo, però oggi, stamattina, ero andata a libreria per appunto libri di inglese dell'università per letteratura inglese e ho trovato questo con lo sconto al 25%. Ho detto approfitto, dato che ce l'ho qui in mano, ce l'ho e quindi lo compro. Grazie Erika per aver consigliato questo libro. Io vi linko la sua recensione che fece un po' di anni fa, sono nelle schede, così almeno potete anche voi andarlo a vedere e magari anche voi potete comprare questo libro. Speriamo bene, speriamo che Erika ci abbia azzeccato per i miei gusti. Poi naturalmente, come ho sempre detto e sempre dirò, un'altra trilogia questa volta che ho letto grazie a YouTube è la trilogia di Nevernight, che non riesco neanche a tenere in mano, composta da Mai dimenticare, I grandi giochi e Alba oscura. Ho fatto una recensione di mezz'ora, quindi beccatevi quella. Comunque credo che Nevernight abbia ormai sfondato sul web, tutti hanno parlato e parleranno di Nevernight, quindi cioè non c'è bisogno neanche di spiegare cos'è, come mai se ne parla tanto, perché cioè dovreste ormai conoscerla tutti, dovrebbe venirvi il vomito per quante volte si è parlato di Nevernight sul web. Però cambiamo discorso, cambiamo libro, cambiamo autore completamente. E vi cito adesso La verità sul caso Eric Berthe di Joël Dicker. Questo libro l'ho comprato a seguito della recensione che fece Emanuele di Neverending Stories. Anche questo 3 anni fa forse. Io l'ho letto poco dopo, l'ho comprato appena dopo la sua recensione, qualche giorno dopo. Quindi anch'io ormai l'ho letto 2 o 3 anni fa e non smetterò mai di volerlo rileggere. Purtroppo ho tantissimi altri libri da leggere e poco tempo per le riletture, ma mi piacerebbe tantissimo rileggere La verità sul caso Kebert. Appena lo farò, ci farò anche una recensione, perché non l'ho mai fatta. Ho sempre citato Eric Kebert sul mio canale, ma non ho mai effettivamente fatto una recensione su di lui, su Harry. Quindi appena rifarò una rilettura, dato che la prima volta l'ho letto forse 2 anni e mezzo fa o 2 anni fa, e allora mi sembra il caso di rileggerlo prima di farci una recensione e rivedermi anche la miniserie uscita proprio, mi sa, l'anno scorso, 1 anno e mezzo fa, proprio sulla verità sul caso Eric Berthe. Quindi arriverà a breve, forse. Un altro libro che ho letto grazie a Emanuele di Neverending Stories è Gli ultimi giorni dei nostri padri. Naturalmente, avendo letto La verità sul caso Eric Berthe, mi sono innamorata di Joël Dicker. Ho recuperato anche gli altri video di Emanuele e ho visto che sul suo canale aveva citato anche Gli ultimi giorni dei nostri padri, e quindi io l'ho dovuto andare a comprare subito, l'ho letto e mi è piaciuto tantissimo. Forse un po' meno della verità sul caso di Kebert, ma comunque 4 stelle, mi sa che le avevo messo su Goodreads, quindi mi è piaciuto comunque tanto. E adesso devo recuperare anche gli altri libri di Joël Dicker, perché al momento ho letto solo questi 2. Però andiamo avanti con gli ultimi 2 libri. Allora, questo
l'ho letto e comprato grazie a Mirko Smith, sempre Mirko c'è di mezzo, Il sangue degli elfi di Andrei Sapkowski. Purtroppo questa è stata una delusione in confronto a questi che vi ho citato fino adesso, dato che li ho letti quasi tutti, e questa è stata una delusione, infatti non ho continuato la serie. Ho visto la serie TV di The Witcher, è stata tipo adoro, cioè l'ho amata, però i libri un po' meno, cioè almeno questo un po' meno. E non lo so se continuerò mai, forse un giorno molto lontano. Al momento no, al momento non ho intenzione di leggerlo, di continuare, e vedremo un futuro, non lo so. L'ultimo, sempre grazie a Mirko, ho letto La forchetta, la strega e il drago di Christopher Paolini, perché grazie a Mirko, in realtà non è che Mirko abbia fatto quanti miracoli, chissà cosa ha detto per convincermi a leggere Christopher Paolini, però mi ha informato dell'uscita di questo libro, che ormai è stata fatta a dicembre 2018, è uscito forse, mi ha informato solamente dell'uscita di questo libro e ne ha parlato anche sul suo canale. Io ovviamente ho visto quel video dopo aver letto il libro, però l'ho fatto quasi subito, diciamo quasi subito dopo l'uscita del libro, perché ovviamente Mirko ha detto che ovviamente è un libro a seguito di Eragon, quindi un anno dopo la fine di Inheritance, e quindi tipo oh, vabbè, chiudo il video, vado a comprarlo. L'ho letto e poi ho rivisto il video di Mirko. E anche questo, un po' mezza delusione, però vabbè, comunque lasciamo perdere, non ne voglio neanche parlare perché avevo tantissime aspettative, molto alte tra l'altro, e purtroppo non le ha rispettate tutte, però insomma 3 stelle perché è Christopher Paolini. Bene, questo video è finito, lasciate un mi piace se vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti quali libri avete letto grazie alle recensioni che avete trovato sul web, quindi non solo magari di booktuber, ma anche, non so, bookblogger, bookinstagrammer, insomma, fatemi sapere. E se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao! We'll be right back.